Action dal vostro Morissà, buongiorno a tutti ragazzi. Oggi abbiamo con noi Patrizio Messina. Ciao Patrizio, come stai? Perfetto, Grazie, ciao a tutti, agli ascoltatori, sto bene. ci fa piacere. Poi parleremo anche un po' di economia. Come saprai, a volte si usano dei termini veramente complicati, quindi magari cerchiamo di fare un po' il punto della situazione con un linguaggio elementare, ok? Va bene. Allora, innanzitutto, chi è Patrizio Messina? Descriviti. Allora, io sono un consulente di strategie aziendali, quindi mentre in passato facevo il consulente finanziario. Che è poi il motivo per cui c'ho un canale che si chiama Investire da Zero. Molti mi chiedono che cose sono queste consulenze di strategia aziendale. Praticamente sono nelle aziende occorre stabilire, ad esempio, come focalizzare l'impresa, come porsi rispetto alla concorrenza, su quali prodotti puntare. Quindi praticamente io studio tutto il marketing, tutta l'organizzazione aziendale al fine di migliorare il più possibile la penetrazione nel mercato. Quindi la consulenza strategica fa questo. Ovviamente della consulenza strategica fa parte anche l'automazione dei processi interni, stabilire la qualità di prodotto su cui puntare, l'approvvigionamento anche economico, quindi come farsi finanziare, è tutto, un po' tutto a 360 gradi nell'azienda. Quindi si fa una strategia. E dopodiché si entra più nel dettaglio con singole tattiche in ogni campo, con le varie analisi, si cerca di mettere in piedi, diciamo, tutta l'azienda. Ovviamente questo generalmente è un lavoro che si fa in equip, quindi io l'ho fatto per anni in equip, però di recente mi sono messo in proprio e sto cercando di specializzarmi in aziende molto piccole, che sono tipiche che si trovano qua in Sicilia, quindi generalmente aziende che lavorano nel campo agricolo, allevamento, edili e cose del genere. Quindi sto cercando questa avventura in solitaria ed è il motivo per cui mi sono affacciato online, quindi sto cercando di pubblicizzarmi. Quindi praticamente prendi, che ne so, c'è un imprenditore che non ha esperienza nel 2020 di tutto ciò che è digitale o di strategie di marketing e tu l'aiuti, ok, per far conoscere il suo progetto. Certo che hai scelto il periodo migliore per lanciare il tuo Sì, qualcuno progetto. dice la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Quindi sono lanciato un anno e mezzo fa e neanche il tempo. Guarda, mi ricordi quando abbiamo preparato un corso mega professional su come diventare albergatori. Il giorno in cui l'abbiamo lanciato online, hanno annunciato il coronavirus nel mondo. Quindi ti capisco, benvenuto nel club, ok? Allora, tu hai un canale di YouTube che parla appunto di economia. Come mai, quindi che si chiama Investire da Zero, ma come mai parli anche comunque di attualità? Perché sai, l'economia con l'attualità. Sì, allora, ci sono arrivato praticamente in modo casuale perché Investire da Zero è il nome di un videocorso che vendo. Si chiama Investire da Zero perché parte da zero e porta, diciamo, il corsista da zero, da foglio bianco, fino alla conoscenza media di un consulente finanziario tipo promotore, per farsi le consulenze da solo. Allora, come operazione di marketing per vendere questo mio videocorso, ho detto apro un canale YouTube, mentre in passato avevo il blog classico, ma ho visto che ultimamente il blog, diciamo, era scemato, la gente legge sempre meno e si è spostata tutto sul video, che è più Verissimo, comodo. confermo. E allora ho detto faccio un canale YouTube. Faccio un canale YouTube, l'ho chiamato con lo stesso nome del corso e parlo delle stesse tematiche, quindi ci sono, se praticamente, se qualcuno vuole andare a vedere nei video precedenti di un anno fa, un anno e mezzo fa, ci sono quelli registrati con la telecamera che io mi registro e parlo degli stessi temi che tratto nel videocorso. Quindi parlo di azioni, obbligazioni, mutui, fondi pensione, eccetera. Dopo un annetto che mettevo 2 video a settimana, a un certo punto gli argomenti cominciano un po' a scarseggiare perché hai parlato quasi di tutto. Certo. Quindi da 2 video a settimana ero sceso a 1 video a settimana e certe volte anche a nessun video in una settimana, perché non sapevo più di che cosa parlare. Ho detto devo trovare qualcosa di riempitivo, cioè per non far morire il canale, in modo da esserci Certo. una cadenza di pubblicazioni. All'epoca, stiamo parlando di un anno fa esatto, verso ottobre, c'era due temi fondamentali che circolavano in quel momento.
Il primo era quello dell'evasione fiscale, che tutti stavano cercando il fantomatico evasore fiscale che dovevano prendere i soldi da là. E allora ho deciso di fare dei video sull'evasione fiscale, una serie di video sull'evasione fiscale e spiegare come mai non li trovano questi evasori. Dopodiché l'altro grande argomento del momento era Greta Thunberg. Ricordi che era dappertutto in televisione. Purtroppo, sì, mi E ho ricordo. fatto un'altra serie di 5-6 video, adesso non ricordo, sulla CO2 e sull'inquinamento. Quindi ho parlato una delle auto elettriche, delle auto a idrogeno, di come inquinare meno, degli effetti economici che avrebbe il riscaldamento globale sull'economia, eccetera. Quindi io comunque parlo sempre del lato economico, Sì. sempre col focus del lato economico. Poi, siccome hanno avuto un certo successo questi video, la gente cominciava a domandare: ma perché non per qualcosa sul declino della nazione? Ma perché non parli di questo? Perché non parli di quello? Ho cominciato a parlare del declino economico nazionale. Quando nel frattempo che facevo questi video, è arrivato il famoso coronavirus. E si parlava di facciamo il lockdown o no? E comincio a fare dei video sul lockdown e sugli effetti economici che avrebbe potuto avere una chiusura all'epoca, diciamo, di 2 settimane, che io già subito ho detto, per me non è 2 settimane, questa cosa prende e incomincia a essere poi un mese e mezzo. Faccio delle stime, faccio delle proiezioni su cosa potrebbe capitare in futuro con le chiusure. Poi a un certo punto ho detto che i video avevano ognuno dei titoli separati. Ho detto quasi quasi li faccio tutto con una serie, tipo con le uscite a puntate. Io ho fatto la serie Fantapolitica, che poi ha avuto un incredibile successo, questa serie Fantapolitica. Quindi una volta iniziata non ho più potuto chiudere, perché tutti quanti hanno detto: ma sta cosa come continua ogni 2 o 3 settimane? Ma sta cosa. Sì, E sì. niente, ho continuato fino al nono episodio, e poi ultimamente l'ho staccato per parlare delle politiche americane, perché il continuo della Fantapolitica in realtà dipende da chi farà il presidente negli Stati Uniti. Sembra che è diventata una soap opera nella soap opera, questa cosa degli Stati Uniti. Quindi praticamente è nato per riempitivo, solo che a un certo punto ha avuto più successo del canale originario, dei temi originari. È accaduto anche a me così. Io parlavo di immobiliare perché sono un esperto immobiliare, avevo 3.500 iscritti. Poi un giorno ho parlato di cospirazione, che sono appassionato di questi discorsi. Il mio canale è esploso. Sì, Io ti ho però conosciuto apprezzo. anche con la cospirazione, poi dopo ho saputo che avevi Sì, sì, guardando sì. indietro. Però io nasco come immobiliarista e quindi no, capisco il tuo percorso. Ma infatti, io volevo parlare delle elezioni americane. Che idee ti sei fatto? Cosa sta accadendo in America? Secondo me, a occhio, quello che sta accadendo è che loro pensavano. Avevano fatto dei sondaggi, secondo me, taroccati, dicendo che Trump era molto indietro, ma loro lo sapevano che non era così indietro. Tuttavia, Trump ha avuto un maggior successo di quello che pensavano, perché stava, secondo me, vincendo quasi tutti gli stati. Quindi a questo punto hanno dovuto fare quello che fanno sempre, cioè truccare le elezioni, perché mi hanno detto amici americani che a Filadelfia, a Detroit, è un classico che fanno i brogli elettorali. Dice, non è una cosa di ora, cioè si sa Incredibile, che è così. uno schifo. Solo che stavolta sostanzialmente l'hanno dovuta fare molto grossa, perché il vantaggio che aveva Trump era tale che i brogli normali, cioè con lo scrutinatore che fa apposta ad annullare una scheda, quella che si perde, non bastava. E secondo me alla fine hanno dovuto bloccare lo spoglio per 3 ore circa e chiamare qualcuno che riempisse le schede a velocità Incredibile. perché gli servivano circa 100.000 voti. Il problema è che nel fare questo broglio così grosso e secondo me non ben pianificato, hanno lasciato un sacco di tracce. Wow. E siccome Trump se lo immaginava che avrebbero fatto una frode elettorale, erano tutti lì a registrare. Quindi hanno accumulato un sacco di prove. Ora bisogna vedere queste prove se escono in tribunale. Perché Ma secondo te vincerà Trump? Perché delle fonti americane a me mi dicono che vincerà a prescindere Trump attraverso la Corte Suprema. Tu cosa ne pensi? allora, io non è che sono esperto di legge americana, come funziona là il diritto. Secondo me
il broglio è evidente, se ne è accorto tutto il mondo. Chi fa finta che non c'è lo fa in cattiva fede, cioè si vede, certo, che c'è il broglio. Ora bisogna vedere se lì la legge prevede una ripetizione dell'elezione oppure se la Corte Suprema può ribaltare semplicemente il risultato. Perché questo, a differenza ad esempio del 2000, quando c'è stata la questione fra Bush e Al Gore, lì l'accusa era di un errore di conteggio. Cioè i repubblicani hanno detto la scheda, i pallini, noi votiamo con la X, loro invece, sì, mettono un pallino tipo che spotta a crocette, presente? Sì, che hanno sta fissa per sti pallini. I candidati non sono solo due al presidente, ce ne sono in realtà 4 o 5, noi conosciamo i due principali, poi c'è il candidato dei Verdi, il candidato dei Libertian, eccetera, e vengono messi in ordine alfabetico, mi hanno detto, su due colonne. Ora era capitato all'epoca che Bush e Al Gore erano nella stessa, c'erano nelle due colonne contrapposte con il pallino che era praticamente sullo stesso livello. E quando andavano a riempire, poteva capitare che si sbagliasse nel riempire. Quindi l'accusa all'epoca era Bush, che secondo lui avevano sbagliato a riempire, voleva il conteggio manuale per vedere, sì, se corrisponde. E effettivamente 600 voti cambiarono. Lui aveva perso per 300 voti e poi vinse per 160 voti. Ribaltò così il... Sì, sì, sì. Ma all'epoca era solo un riconteggio il problema. Qui invece c'è un'accusa di frode, che è un'accusa penale, la frode. Cioè la frode non è che quello ha sbagliato a conteggiare, significa che tu hai messo in piedi un meccanismo fatto apposta per truffare. Ora qui bisogna vedere se in caso di frode accertata, che ad esempio la Corte Costituzionale dice sì, c'è stata una frode, se semplicemente elimina l'avversario e quindi la vittoria di quel singolo Stato va, sì, a Trump, oppure se dice no, i voti grandi elettori di questo Stato non vengono considerati, quindi c'è il rischio che nessuno arriva a 270, si va con la procedura d'emergenza, sì, oppure ancora se su molti Stati potrebbero anche decidere di si ripetono le elezioni, ad esempio si rimettono a marzo, si rifanno le elezioni con un nuovo sistema. Io questo però non lo so che cosa prevede di preciso il diritto pubblico americano. Sì, sì, sì. Secondo me finiranno per non considerare tutti gli stati. Già è successo in passato, ad esempio ho saputo che nel 1960 alle Hawaii i 4 grandi elettori dell'Hawaii non si sono presentati alla votazione per fare il presidente, però all'epoca non ha cambiato niente perché erano solo 4. Qua potrebbero anche decidere per tutte e 6 gli stati di dire voi non presentate nessuno i grandi elettori, e quindi finisce 230-227. E a questo punto si va nella procedura quella della Camera, il Senato, e penso che così finirà. Vedremo. Parliamo di economia, parliamo di Davos. Cosa ne pensi del Forum Internazionale dell'Economia, il grande reset? Che idea ti sei fatto? Allora, io ho visto quell'idea che si sono fatte la gente, no? Che tutti pensano che ci sarà il giubileo del debito, che l'ho sentito in varie versioni sta cosa, e sembra che vogliono fare il reset del debito, però in compenso chi accede a questo reset del debito deve rinunciare alle proprie proprietà. Giusto. Ma secondo me questa cosa non ha logica. Secondo me è diverso il big reset che hanno intenzione di fare. Cioè questo è quello che loro dicono per distrarre la gente. Perché chi è che accetterebbe un reset del genere? Chi ha più debiti che crediti. Sì. Cioè nel senso, se io ho un'azienda, sono fallito, ho 200.000 euro di debiti, tanto non c'è un cazzo di proprietà, ho detto io accetto. Ma il problema è che il creditore non gli andrebbe bene una cosa del genere, perché se tu c'hai un debito, qualcuno ce l'ha sto credito. Sono d'accordo. No. Io non lo accetterei mai, perché ad esempio ho crediti, ma non ho nessun debito. Perciò perché mai io dovrei accettare una cosa del genere? Cioè perdere i miei beni che ho comprato per aver annullato un debito che non ho. Quindi secondo me non ha senso questo. E anche se lo fanno a livello nazionale, dicono la proprietà privata non esiste più, ok, ma anche le elite perderebbe la propria proprietà privata. Perché i vari Soros, Rothschild, eccetera, sono privati.
quindi anche loro dovrebbero rinunciare alla loro proprietà privata. Dipende da quale fazione stai, cioè se fai parte della fazione dell'1%, sai, se introduci la dittatura, a noi poveri, chiamiamoli poveri, che abbiamo qualcosa, a noi portiamo via tutto. E loro no, perché sono loro che hanno introdotto questa regola. Sai, quando sei in dittatura puoi disegnare leggi come meglio credi. Sì, ma allora non puoi dire è tolta la proprietà privata, dovresti mettere è tolta la No, proprietà sono privata son perché d'accordo con abbiamo... te, sono d'accordo con te. Tu hai fatto il ragionamento logico, anch'io da imprenditore, ho fatto il tuo stesso ragionamento. Però hai visto come stanno imponendo le leggi, vaccino, devi farlo obbligatorio, devi fare questo. Lo sai Quindi... cosa secondo me faranno col Big Reset? Cosa è? Secondo me lo faranno tramite la pressione fiscale. Tu prendi un esempio. Vogliono che tutti si tolgono la macchina in modo che la tengano solamente l'1% dell'elite. Basta che gli metti un bel bollo di 5.000 euro all'anno su tutte le macchine perché inquinano. Che cosa accade? Che quello dell'elite che gira in Bentley, anche se paga 5.000 euro di super bollo nella macchina, non gliene frega niente. Per lui 5.000 euro non sono niente. Ma chi ha che c'ha la Panda dovrebbe pagare 5.000 euro all'anno. Andrà in Esatto, pullman. quindi che cosa fanno? Secondo me loro aumenteranno la tassazione, magari usando la scusa del Green New Deal, e diranno: le automobili, siccome inquinano, a partire dal 2021 pagheranno 500 euro di sovrattassa di bollo. E già con i primi 500 euro ci sono gente che ha due o tre macchine in casa. Magari hanno una macchina per andare a lavorare e una magari più vecchia da strapazzo che si usa. E Sì. allora questa se la tolgono perché dice io devo pagare 500 euro all'anno per mantenere una Panda 750 che uso tanto per andare nella vigna, va bene, la tolgo. Poi dopo 2 anni da 500 euro sto bollo passa a 1.500 euro e c'è anche una comincia, senti, ma sai che facciamo? Teniamone una sola macchina e una la togliamo e ti fanno togliere la macchina. Fino a che il bollo lo porteranno a 4-5 mila euro da qua al 2030, perché la gente, come so, è agenda 2030, quindi hanno 10 anni di tempo per farlo. E a questo punto, alzando abbastanza l'asticella, la stragrande maggioranza della popolazione non potrà più permettersi la macchina e se la potrà permettere solamente il borghese ricco. E quindi hanno portato tutto verso l'elite. Poi faranno la stessa cosa sugli immobili. Ci mettono la patrimoniale e incominceremo. Quest'anno è 10 euro a metro quadro, e quindi in una casa da 100 metri quadri paghi 1.000 euro di patrimoniale all'anno. E vabbè, tutti la pagano, eccetera. Ma chi ha magari più di una casa, uno la svende, soprattutto se è una casa che magari non ha utilità. Man mano aumenteranno questa patrimoniale, la porteranno a 30 euro a metro quadro, 40 euro a metro quadro, finché tutti quanti cominceranno a vendersi la casa perché a un certo punto è come stare in affitto. Sì, d'accordo. Se io penso che questo tutti i big reset, cioè un aumento della tassazione a poco in una decina d'anni, tale che la stragrande maggioranza della gente è costretta a svendere i propri beni che compreranno tutti questi ricconi che invece si faranno un bel trust anglosassone. Intesteranno le cose tutte al trust e non pagano tasse, quindi a loro conviene, ma la gente no. Solo che il trust o tutte queste soluzioni ha senso aprirle quando tu compri 100 appartamenti, 200 Sì, appartamenti, no quando ne hai uno. giusto. Ma una domanda, per esempio, io ti faccio un esempio di quello che ho fatto io da immobiliarista. Io ho ceduto quasi tutto l'asset immobiliario, ho convertito in oro e in Bitcoin perché ho detto, sai, nel caso dovesse accadere, sono un po' paranoico, dovesse accadere qualcosa, li ho messi al sicuro. Invece tu che consiglio ti sentiresti dare a una persona che magari dice voglio mettere al sicuro i miei risparmi? Allora, qua bisogna vedere che intenzione ha la controparte, cioè lo Stato. Ma noi non lo sappiamo di preciso, possiamo solo supporlo quello che vogliono fare. Allora, secondo degli analisti, anche secondo me che ho visto un po' i conti dello Stato, secondo me a giro di un paio d'anni lo Stato dovrà recuperare circa 500 miliardi di euro. Io parlo dell'Italia, ma la stessa cosa sarà anche all'estero. Certo. Ora, il problema è non tanto recuperare i 500 miliardi, il problema è quanto tempo avranno per recuperare questi soldi. Perché i soldi li possono recuperare in tre modi.
o aumentano le imposte, cioè aumentano l'IVA, aumentano le aliquote IRPEF, oppure ti aumentano le tasse, tipo l'IMU, la spazzatura, quindi la tassazione sulle cose, oppure fanno una patrimoniale. Patrimoniale che può essere sugli immobili, sulle auto, cose del genere, oppure un prelievo forzoso, che è comunque una patrimoniale. Sì. Però questi tipi di modi per prendere soldi hanno pro e contro, hanno velocità differenti. Ad esempio, il prelievo forzoso è sicuramente il più antipatico anche a livello elettorale. Cioè, se tu prendi i soldi della gente detenuta dal conto corrente, Come la Grecia, come è successo in Grecia? esatto, è una cosa molto antipatica. È logico che il partito che farà una cosa del genere si brucia. Però ha un vantaggio il prelievo forzoso, è istantaneo, cioè nel senso lo fai di notte, l'indomani mattina quei soldi sono nel conto corrente del ministero. Verissimo. Mentre la patrimoniale è più equa, perché tu puoi dire ad esempio la faccio sugli immobili sopra i 300.000 euro di valore, la faccio, ce cioè la puoi ritagliare Certo. in modo tale che è più equo. Solo che il problema è che tu metti la patrimoniale e poi questi soldi sono soldi entro un anno. Poi c'è chi non paga, lo devi perseguire, quello che è moroso, quello che... Quindi ci sono queste differenze. Ora, secondo me, il tutto è, bisogna vedere quanti soldi devono prendere e quanto tempo hanno per prenderli. Probabilmente se devono prendere 500 miliardi, come si vocifera, ci saranno magari 80-100 miliardi da prendere in tempo molto breve, gli altri invece che li possono prendere in 4-5 anni. Quindi secondo me faranno un prelievo forzoso di una ottantina di miliardi, che considerando che dall'ultimo resoconto ci sono 1.700 miliardi nei conti correnti, significa un prelievo forzoso del 5%. E secondo me faranno un prelievo forzoso tipo del 5% e poi la patrimoniale metteranno un 0,5%, 0,8% del valore degli immobili e queste poi rimarranno. Ora, se ti devi proteggere da una cosa del genere, chi ha immobili, chi ha terreni fabbricati, non è che si può proteggere, perché arrivato a un certo punto non li puoi fare sparire queste cose, cioè o te le vendi. Lo so. Ma se le vendi, però, in questo momento significa che le devi svendere, sostanzialmente, e quindi alla fine te le devi pagare. Però la patrimoniale non penso che sarà poi pesantissima, perché se metto una patrimoniale tipo una casa da 200.000 euro, 20.000 di patrimoniale non la pagherebbe nessuno. Quindi sarà una cosa tipo 800-1.000 euro all'anno, e purtroppo te la devi pagare e poi magari liberartene. Invece quella dei soldi, i soldi li puoi proteggere o trasformandoli in oro. Poi puoi decidere se prendere oro fisico, cioè lingottini, Sì. Io ho preso l'oro fisico, sì. oppure puoi usare delle agenzie tipo Bullion Vault, Auvesta, che te lo comprano e te lo mettono nei forzieri. Però c'hanno pro e contro tutte e due, perché l'oro fisico c'è il contro che c'è il rischio di furto, se Lo te so. lo Ho fatto porti un a tutorial, casa. l'ho spiegato, sì. E poi nell'altro, nell'agenzia, c'è il rischio che se l'agenzia scompare. Bravo. E poi c'è un altro problema. Quando tu li compri i soldi, cioè il fisco sa che tu hai fatto un trasferimento di soldi verso quell'azienda, quindi sa che tu hai comprato quell'oro. Certo. Quindi ti possono tassare per l'oro che tu hai, anche se poi non ce l'hai più, che te lo sei tolto. Dice, ma qua risulta che lei ha comprato 50.000 euro di oro, quindi lei c'ha sporo. Quindi non è che ti protegge poi molto, però il vantaggio è che se crolla l'euro, se succede qualcosa, perlomeno tu c'hai il capitale in oro. L'altro è con le criptovalute. Le criptovalute però c'è il problema della volatilità, che può andare anche a favore, ma può andare a sfavore, perché se tu lo fai per evitare il 5% di prelievo forzoso e poi giusto giusto quando lo compri la criptovaluta ti perde il 30%, era meglio se ti pagavi il prelievo forzoso. Oppure potresti usare una stablecoin, tipo una criptovaluta ancorata al dollaro, ancorata all'euro.
questa non c'ha volatilità, ma sono poco scambiate, quindi nel caso tu prendi molti soldi, dipende un po' quanto soldi sono, ritornare ad avere la valuta a costo legale potrebbe essere difficile, potrebbe liberarsene. Questi sono i due modi principali. Un terzo modo che si può utilizzare è comprare azioni, perché le azioni sono l'unico titolo finanziario che è legato a qualcosa di reale, cioè a un'azienda, mentre obbligazione è legata al debito, poi future sono legate a contratti, quindi meglio azioni. Ma le azioni uno deve saper fare un po' di analisi tecnica, quindi sapere quanto conviene comprare, quanto rivendere, però sta con il dividendo. Il dividendo potrebbe coprire l'eventuale prelievo forzoso. Un attimo, bevo perché mi è seccata la gola. Sì, tranquillo. E comunque, questi sono i tre metodi che io userei. Quindi, o criptovalute o azioni. Perfetto, ma una domanda. Che idea ti sei fatta sul fatto che i governi sono comandati dai tecnocrati? Cioè, se guardiamo il gruppo Bilderberg, il forum internazionale di Davos, gli stessi personaggi ricoprono le cariche più importanti e seguono delle linee guida, tu essendo un economista, che hanno poco con la logica. Cioè, io ho notato che quello che fanno, mi sembra di capire, che vanno ad arricchire soltanto l'elite, non il libero cittadino. Che idea ti sei fatto su questo? Allora, il problema di tutti questi tecnocrati è che la logica ce l'hanno le loro mosse, solo quando è la logica che abbiamo noi. Il problema è che, ad esempio, uno come Draghi lavora per Goldman Sachs. Certo. Ma anche Prodi, se non è Goldman Sachs è BlackRock, se non è BlackRock è un altro. Comunque, lavorano per questi grandi gruppi. Ora, il problema è che lo Stato li paga bene, cioè un premier prende 20.000 euro al mese e sono 250.000 euro all'anno, ma il fatto che JP Morgan li paga 10 milioni di euro all'anno, 20 milioni di euro all'anno, quindi cioè, gli stipendi sono questi. Sì, sì, sì. Quindi quelli pagando molto di più, loro eseguono gli ordini di quelli lì, cioè di chi paga di più. Incredibile. Nello Stato non potrebbe pagarle tutti questi soldi, cioè, se ogni politico gli deve dare 20 milioni di euro all'anno, quanto costerebbe stare questa politica? Quindi è questo il problema. Loro hanno un conflitto di interessi, anche se non lavorano in quel momento per loro, hanno comunque tutte le stock option del passato, magari hanno 10 milioni, 20 milioni di euro di azioni della JP Morgan, della BlackRock, quindi sono cointeressati a quello che fanno. Quindi questo è semplicemente un conflitto di interessi che hanno, e questo ce l'hanno tutti i tecnici che hanno lavorato per grandi banche e cose del genere. Però prendono loro perché secondo loro sono più esperti. Sulla carta è vero, perché il politico ovviamente si ci arriva facendo solamente i voti, però non potrebbe anche essere uno con la terza media il politico, per dire, uno che non sa niente. Bisognerebbe trovare una quadratura del cerchio, oppure bisognerebbe coltivare, cioè lo Stato farsi i suoi tecnici, un po' come la nazionale di calcio, che noi avevamo i CT, che erano i CT delle nazionali, dove uscivano quelli del vivaio dei CT della nazionale, e dovremmo fare il nostro vivaio degli economisti dello Stato, che quindi non devono venire da banche private. Condivido. Ma ancora questa cosa non le è uscita nessuno. Ma sì, ma io una cosa che io secondo me uno con la terza media sa fare molto di più di questi economisti, perché ogni azione che fanno è per far fallire un paese. Guarda la Grecia, per esempio. Certo, perché quello con la terza media ragiona tipo sul lato di Voghera, no? Quello dice: ma qua se manca questo riempiamo là, cioè ci va per logica, per intuito. Certo. Ma loro non è che non sanno cosa fare, non lo fanno perché comunque devono fare degli ordini o degli interessi che non sono quelli che noi sappiamo, hanno una loro agenda nascosta, quindi no, hanno una logica su quell'agenda.
Condivido al 100%, ne parlo tutti i giorni di questo. Hanno la loro agenda, sono d'accordo, sono i servi dei loro padroni. Ma cosa ne pensi dell'euro digitale che uscirà il prossimo anno? Secondo me l'euro digitale è un sistema per assoggettare i paesi che non hanno la valuta. Ad esempio, appena esce l'euro digitale, noi sappiamo che in Europa ci sono stati come la Polonia, l'Ungheria, che ad esempio quello ha lo zloty, la moneta, altre monete, il fiorino, eccetera. Ora, che cosa accade? Il polacco che prende il suo stipendio in zloty, se c'è l'euro digitale, è facile che cominci a convertirselo. Quindi la Polonia andrà in difficoltà che non ha l'euro digitale, perché la gente, che cosa succede? Per la legge di Gresham si toglie quella moneta che pensa che sia meno pregiata per prendersi quella più pregiata. Quindi con l'euro digitale loro semplicemente mettono in difficoltà tutti quelli che lavorano con l'Europa, ma non hanno l'euro. È un modo per fare una specie di estorsione. Però innescherà un altro problema, perché non ci sarà solo l'euro digitale, stanno facendo il dollaro digitale e anche quello cinese digitale, lo yuan. Secondo me quello che accadrà è che la gente poi con le monete digitali possono molto velocemente cambiarle in modo istantaneo e gratuito. Non c'è modo di impedire la conversione dei soldi. Quindi che cosa accadrà? Che una di queste monete digitali mondiali prenderà il sopravvento sulle altre. Mettiamo caso che tutti quanti incominciano a prendere quella cinese. Quello che accadrà è che tutti gli euro si convertiranno in yuan e tutti i dollari si convertiranno in yuan anche. Quindi questa cosa manderà in crisi Europa e Stati Uniti, ad esempio. Oppure se prendono tutti l'euro manderà in crisi le altre due e così via. Secondo me è una mossa che stanno facendo per poi portarci alla moneta unica mondiale. Ne faranno una sola digitale perché poi vedranno gli scompensi del mondo e diranno facciamo una cosa, facciamo un dollaro del mondo e li convertiamo tutti alla stessa moneta. Secondo me serve a questo. Eliminazione contante, cosa ne pensi? L'eliminazione del contante ovviamente è obbligatorio per fare questa mossa. Perché una volta che fai la moneta mondiale, nelle banconote che cosa ci disegni sopra? Cominciamo già, questo è un problema banale, ma non puoi disegnarci niente sopra. Numero due, è una complicazione perché il vantaggio della moneta digitale è che istantaneamente la trasferisci, ma il contante, essendo fisico, tu non lo trasferisci istantaneamente. Quindi loro vogliono toglierlo per togliere tutta l'impalcatura, la difficoltà di gestione del contante e poi, tolto il contante, costringono la gente a usare per forza la moneta digitale perché hanno paura che la gente si arrocchi e continua a usare la moneta contante boicottando la digitale. Una volta che tolgono il contante non la puoi boicottare più. Quindi è un modo per costringere forzosamente la gente a passare da un sistema all'altro. Però potrebbero anche nascere monete scritturali in contanti, cioè qualche banca potrebbe mettere dei titoli a portatore che sostituiscono il contante. Quindi io mi aspetto anche qualche legge che impedisca di fare titoli a portatore a breve. Come ha interpretato le mosse di Warren Buffett? Cioè Warren Buffett, come saprai, è sempre stato contro l'oro e ha venduto tutte le sue azioni sulle compagnie aeree, sulla JP Morgan, eccetera, eccetera. E ha investito tutto in queste miniere d'oro. Come ha interpretato questa azione? Sai, essendo uno che ha sempre lavorato in borsa. Secondo me, se compra oro è perché prevede che tutte le valute nazionali possono crollare. D'altronde stanno tutti stampando soldi a manetta in questo momento. Cioè, anche gli stessi valori di borsa sono molto anomali. Cioè, quando io facevo il consulente, le obbligazioni rendevano mediamente il 2% all'anno, era normale che un'obbligazione doppia A, ad esempio, rendesse il 2% all'anno, poi quelle italiane erano 3% all'anno, le migliori, quelle tedesche, quelle più stabili, 1%. Se vai a vedere ora, le obbligazioni rendono mediamente lo 0%, addirittura sotto zero.
Io quando ho studiato economia, neanche pensavo fosse possibile che scendessero sotto zero. Pensavo Assurdo. che non fosse possibile farla. Poi Purtroppo. scopro che, ad esempio, il Bund tedesco a 2 anni che è 0,5, meno 0,5. Cioè, Incredibile. questo per cosa è dovuto? È dovuto al fatto che le banche centrali stampano soldi in continuo, cioè in realtà che stampano e emettono denaro, ma siccome non lo danno ai governi, comprano obbligazioni. Comprando obbligazioni tirano giù il tasso di interesse. Un'altra cosa strana che sta accadendo è che siccome non possono comprare più altre obbligazioni perché altrimenti finiscono al meno 5% di interesse, cioè una cosa assurda, e questo manderebbe poi a dei problemi, ad esempio, ai fondi pensione, che invece di rivalutarsi nel tempo, quando si accumulano, cominciano a svalutarsi. Quindi non possono più puntare sull'obbligazione, stanno comprando azioni in questo momento. È per questo che Tesla vale così tanto, anche se poi sotto non c'è niente in quell'azienda. Compra un'azione, ovviamente nelle azioni, se ci butti i soldi sopra, le azioni schizzano alle stelle. Però che cosa accade? A un certo punto, la gente che ha queste azioni, queste obbligazioni, le potrebbe anche vendere. E questi soldi finiscono tutti nell'economia reale di colpo. Se succede questo, quello che accadrà sarà un colpo di inflazione incredibile. Cioè, comincerà a esserci un'inflazione al 10-15% all'anno, e a questo punto parte una crisi di sistema, una crisi economica tipo quella degli anni 70. Il rischio è che le monete si svalutano totalmente. Secondo me Warren Buffett quello che sta facendo è liberarsi di asset potenzialmente a rischio in futuro per prendere l'oro, perché l'oro è lì e non rischia la svalutazione. Sì, può cambiare di prezzo in base alla richiesta, però è difficile che l'oro di colpo a colpo ne trovano 4 volte di più di quello che già esiste in una Verissimo. miniera. Cioè è una cosa molto stabile, oro, platino e cose del genere. Secondo me sta facendo questo. E poi si vocifera, io già lo sento da almeno 3 anni, che le banche centrali si vogliono mettere d'accordo per ritornare al gold standard, o Wow. comunque per fare due monete, una fiat generale e una per i mercati internazionali in gold standard. Incredibile. E quindi Cioè vuol ovviamente. dire stampare un tanto di monete in base all'oro che possiedono? Esatto, motivo per cui hanno adocchiato quello italiano, perché l'Italia sarebbe la nazione con più ricchezza pro capite in oro. Cioè, se noi facciamo l'oro che abbiamo diviso il numero di abitanti, 2.500 tonnellate su 60 milioni, poi abbiamo la Francia che ne ha 2.400 tonnellate su 70 milioni di abitanti, la Germania ne ha 3.200 tonnellate, ma ha anche 90 milioni di abitanti. Quindi se noi facciamo i rapporti, l'Italia è la più ricca di tutte. E in questo momento si accaniscono contro di noi. Perché se dovessero fare veramente questo gold standard, l'Italia si ritroverebbe a essere diciamo, la più potente al mondo, cioè quella che ha la maggior possibilità con la moneta più forte. Cioè se si sciogliesse l'euro e tornammo una lira con gold standard, la lira sarebbe la moneta più forte. E sta cosa non verrebbe accettata dagli altri. Sì. Quindi in questo momento, per questo c'è stato 2 anni di fila un attacco contro il nostro oro, che cercano sempre di venderlo, di cederlo. Ma per chi ci sta ascoltando, ipotizziamo, mettiamoci nei panni di un pensionato che ha lavorato una vita e si ritrova con 10-20 mila euro. Ce l'ha in banca e non si fida più del sistema bancario. Tu che consiglio ti senti di dargli? Ma il pensionato è difficile perché i sistemi che mi vengono in mente, tipo metto in criptovalute e cose, sono per gente comunque che ha una certa capacità di muoversi con l'online. Il pensionato non lo so se ha queste capacità. Quello che mi sento di consigliargli è di diversificare su più conti correnti, ad esempio se c'ha 20.000 euro di non metterli tutti quanti non so, nel conto corrente della San Paolo, ma metterne 5.000 alla posta. 5.000 lo lascio nel conto corrente che ha, 5.000 magari apro un conto deposito, ma deve fare in modo che vada in un marchio che non fa parte di quelle che già c'ha, Sì. La in modo da diversificare su più enti. legge di Buffett, non mettere due piedi dentro il fiume.
Sì, oppure mettere le uova nello stesso paniere, tipo ce ne sono tanti modi per dirlo. Perché nel caso facciano dei fallimenti, lo Stato può tutelare fino a un certo punto i soldi. E quindi avendolo su più conti di diverso gestore, sono più protetti. Questa è una cosa semplice da fare. Poi tutto il resto sono più difficili, cioè comprare oro, usare criptovalute. Eventualmente un paniere di titolo azionario. Ma infatti un'altra domanda che volevo farti è che consiglio invece ti senti di fare? A volte sento questo termine, gioco in borsa, a parte che per me è un lavoro in borsa. Però quelli che vorrebbero entrare nel mondo della borsa, ma non esperienza, che consiglio ti senti di dargli? Allora, prima devono farsi un po' una bella infarinatura di base su come funziona un sistema, un mercato finanziario, cioè legge della domanda dell'offerta, e sapere come sono ingegnerizzati i vari prodotti, perché tu puoi fare una previsione quando sai che l'azione cos'è, come è legata al suo sottostante e come funziona la quotazione. E stessa cosa con l'obbligazione, cos'è, come è ingegnerizzata. Ancora di più se usi dei prodotti preconfezionati, tipo un ETF, un fondo comune, un future, un'opzione. La gente, il problema della gente è che compra, cioè compra, mette in portafoglio degli asset finanziari che non hanno idea di come funzionino. Quindi quando accade qualcosa, anche al telegiornale dicono qualcosa, non hanno idea se quella informazione, quella notizia che sentono andrà a influire o no sul proprio investimento. Quello che ho fatto è sempre nel corso Investire da Zero è spiegare l'ingegnerizzazione di tutti questi prodotti. Una volta che tu sai come funzionano, puoi prevedere bene quello che accadrà. Ora, per entrare in borsa, la prima cosa è avere questa infarinatura. Dopodiché è allenarsi in virtuale. Ormai permettono di farlo tutti i gestori, hanno una piattaforma virtuale per allenarsi. Allenarsi un 6 mesi, poi bisogna vedere cosa vuole investire. Se io consiglio, se è un risparmiatore, un pensionato, un investitore comune, così che di non usare prodotti con leva, cioè di usare azioni normali, farsi un portafoglio, ci investe 20.000 euro, magari usando un ETF che già fa la sua diversificazione, e poi Che di cos'è un investire. ETF? Perdonami. È un fondo comune che gestisce, che replica passivamente un indice. Ok. Quindi tu prendi l'indice DAX tedesco, prendi DAX, e compra tutte le azioni del DAX, facendo un fondo comune. Ad esempio, loro lo fanno ovviamente con 1 miliardo di euro, ad esempio, e comprano 100 milioni di euro di quelle azioni, 100 milioni di quelle, e diversificano su tutte. Dopodiché segue esattamente l'indice DAX come si muove. Mentre il fondo comune normale ci sono dei gestori che non comprano tutte le azioni. Su 100 azioni di quel paniere, ad esempio, cercano di scartarne i 20 peggiori e di mettere i soldi sui 20 che loro reputano migliori. Però, detto fra di noi, mai nessun analista riesce a battere l'indice passivo, perché poi ci sono i costi si mangiano l'effettivo vantaggio. Quindi l'ETF è una gestione passiva. Ed è il più intuitivo da capire come funziona. Le compri come se fossero azioni normali, ma sono ogni azione, ogni quota dell'ETF ti diversifica su tutti i titoli di quel paniere. Quindi Quindi è un modo consigli, per diversificare con pochi soldi. sì, quindi consigli fare un po' la tecnica che fanno i piloti, prima il simulatore, fare tanto simulatore e poi si guida l'aereo vero, quindi usare queste piattaforme di cui parlavi, fare pratica e poi Fare incominciare. pratica. E poi io consiglio di investire sul ciclo trimestrale. Che le azioni, a me mi hanno conosciuto qua in Italia perché sono stato il primo a portare l'analisi ciclica. Avevo fatto un ebook per la Brune Editore, non so se te la ricordi, questa azienda. No, non me lo ricordo. Era un'azienda molto forte che vendeva ebook negli anni 2000. Prima si chiamava autostima.net, mi ricordo. Quando io ci sono entrato dentro, poi l'hanno chiamata Brune Editore. Ultimamente non ho fatto più caso se esiste ancora, penso di sì. E aveva libri di borsa, libri sulla PNL, tutti argomenti che andavano di moda negli anni 2000. E avevo fatto questo libro, si chiamava
analisi ciclica. Avevo portato questa teoria dei cicli che era in voga negli Stati Uniti sin dagli anni 70, ma qua non lo usava nessuno, qua usavano tutti quanti lo studio delle figure, tipo testa a spalle e cose del genere. Io ho portato questa analisi ciclica e i cicli di Bossa ci sono su diverse archi temporali. C'è il ciclo economico che dura circa 5 anni, va al massimo, minimo, ritorna poi al massimo, eccetera. Poi ci sono cicli annuali, cicli trimestrali, mensili, settimanali, fino a scendere a cicli che durano pochi secondi. Il modo migliore per investire per un neofita è il ciclo trimestrale. Il ciclo trimestrale ha un'escursione fra il minimo e il massimo di un titolo di borsa di circa il 10%, se ne riesce a sfruttare circa il 2/3, 6%. 6% di guadagni in 3 mesi è un buon guadagno. Cioè tu anche se investi 10.000 euro, che è una cifra modesta, guadagni 500-600 euro in 3 mesi, sono comunque una cifra interessante. Certo, non è poco. Certo. Mentre molti sbagliano perché o investono in cicli molto lunghi, quelle dette dei cassettisti, sì, è vero che possono guadagnare anche 80-100%, ma siccome dura 5 anni il movimento, poi la gente non percepisce più il guadagno. Oppure tutti si fissano per fare il mod e fuggi, cioè di fare quel trading che entrano in giornata, si mettono... È molto emozionante stare davanti al computer a fare il mod e fuggi, però alla fine diventa un gioco d'azzardo. Io l'ho fatto per un bel po' di tempo. Incomincia a stressarti, non ti puoi distrarre, diventa un lavoro, cioè praticamente tu ti devi sedere messo lì e poi cerchi di rifarti, finisce sempre col perdere soldi, è come giocare alla roulette. No, perché ricordiamo che è un lavoro, cioè investire in borsa è un lavoro, non è un gioco. Mentre quello, il mio consiglio, chi inizia a investire in borsa sul ciclo trimestrale. Trimestrale. Il ciclo trimestrale è abbastanza veloce per non, cioè, per vedere i risultati strada facendo, ma è abbastanza lento per non farsi prendere la mano come succede con il trading con l'effetto leva. Sì. Questo è il consiglio che mi sento di dare. E poi di allenarsi almeno un 6 mesi in virtuale. Che non è facile, non è facile perché magari uno tende... Sì, perché la vede facile, dice... Sai, quando piloti in aereo con un videogiochi è bello perché puoi fare tante cose, però quando lo guidi realmente... La sensazione è diversa, magari vi è il rischio che magari uno vince, diciamo vince, guadagna facilmente in una piattaforma e poi magari quando va a investire realmente vi è il rischio di perdere? Sì, perché lo sai che cosa cambia? Cambia il fatto che quando tu vai in virtuale mantieni la freddezza. Sì. Quando tu vai in reale, siccome sono i tuoi soldi messi là sul banco, volevo dire proprio questo. Poi succede che... c'è un meccanismo naturale, tutti quelli che hanno investito in borsa capiranno immediatamente che cosa sto dicendo. Tu pensi, ogni volta che metti 10.000 euro, 10.000 euro, un movimento di mezzo punto percentuale, anche se non usi leva, mezzo punto è normale in un giorno anche 2-3% ti varia un titolo. 3% su 10.000 euro sono 300 euro, tu pensi, cazzo io te lo do una settimana per fare 300 euro, quindi tu cominci a prendere di panico se ti va... contro in direzione sbagliata, ed è il motivo per cui io sconsiglio quelli con l'effetto leva, perché molti usano queste cose morde e fugge con effetto leva a 100, sicché anche una modifica dello 0,1 in realtà è 10% del capitale. Metti 1.000 euro, sono 100 euro che te lo fai in 5 minuti di differenza. Incredibile. E la gente poi che cosa fa? Esce nel momento che non deve uscire, oppure finalmente sta guadagnando, vede che sta guadagnando 100 euro ed esce, quando invece quel titolo avrebbe galoppato per almeno un altro 10 volte tanto. Sì, quindi poi ci vuole la freddezza. Infatti i gestori dei fondi non gestiscono i loro soldi personali, gestiscono i soldi della gente per mantenere la freddezza. Ma infatti, Patrizio, per concludere, voglio parlare del tuo canale YouTube. Attraverso il tuo canale YouTube tu dai dei consigli, insegni su come funzionano queste dinamiche? Sì, io ho fatto molti video su questo, anche se hanno meno, riscuotono meno successo perché ovviamente sono meno piacevoli di argomento. È normale, come l'immobiliare, la stessa cosa. Esatto. Benvenuto nel club. Però mi scrivono molto in privato, perché poi se in tutti i video sotto c'è scritto, ad esempio, per scaricare io regalo un corso gratuito.
E poi c'è la form dei contatti. Mi contattano in privato la gente e allora mi Il canale si chiama Investire da Zero, giusto? investire da zero il canale, ma anche il blog si chiama Investire da Zero. Perfetto. E mi contattano e mi chiedono sti consigli su Tu chi è dai anche stato. consulenze, giusto? Lo facevo fino al 2012, poi mi sono tolto dall'albo. Come Sono tolto mai? perché per stare scritto nell'albo devi sempre essere aggiornato e ha dei costi. Siccome mi sono spostato nella consulenza aziendale, Ok. non aveva senso, l'ho mantenuto altri 2 anni di iscrizione, poi ho detto vabbè, oggi domani devo prendere un posto in banca, mi riscrivo. Però mi sono tolto dall'albo. Poi nel frattempo ho saputo che hanno fatto l'albo anche dei Fionli, che prima non c'era. E quindi ce la potrei fare la consulenza, il problema è che se lo facessi in questo momento sarebbe un esercizio abusivo della professione. Ah, ok. E mi hanno richiamato già 2 volte, Aspetta. perché davo consigli. Non mi possono dire niente se faccio il canale YouTube, perché informazioni io dico quello che mi pare. Certo. Però se qualcuno mi chiama e io dico fai così, fai colà, muovi i soldi così, io sto facendo una consulenza come facevo prima, ma prima lo potevo fare. Avevo il mandato d'agenzia, adesso no. Quindi per questo io no, cerco sempre, do sempre dei consigli sempre generici, altrimenti mi dovrei iscrivere. Ma a questo punto poi dovrei rispettare l'albo, ad esempio non dire certe cose, Sì. mi lega le mani. Siccome tanto io ormai lavoro con il sistema aziendale, con i processi industriali, non mi interessa più. Ma una domanda che voglio farti, Patrizio, scusa se ti interrompo, ma chi ci sta ascoltando in questo momento dirà investire in che quale business? Perché, sai, hanno fatto chiudere il ristorante, hanno fatto chiudere i parrucchieri, hanno fatto chiudere le fabbriche e oggi giustamente una persona dice prima di investire ci penso 10 volte. Quindi oggi come rispondi a queste persone che dicono: sì, Patrizio, mi piaci, sei una persona preparata, ma cosa mi consigli di fare? Investire, tu dici di attività, In cioè attività, parliamo di attività commerciali, la tradizionali. commerciale. Me l'hanno fatta questa domanda più volte durante il lockdown, il primo. All'epoca tutti quanti, ma che cosa faccio? Che cosa faccio? Rispondevo, cercavo di rispondere, ma la risposta è molto articolata. Allora, che cosa ho fatto? Ho creato un altro canale YouTube, la gente, c'ho solo 200 iscritti, lo conoscono in pochi, e si Come chiama si chiama? Presa Impresa Turbo. Turbo, ok. Impresa Turbo, se cerchi lo trovano, in questo momento ci sono ancora solo 5 video, mi pare, l'ho aperto non da molto, ma ci ho messo un corso che io regalo, cioè non vendo niente, non ho niente da vendere in quel canale, e ho chiamato questo corso Business in Continuo Adattamento. Ho fatto un corso, dura circa 5 ore di registrazioni, dove spiego quello che potrebbero essere dinamiche future, come cambieranno del business e come utilizzarle nel proprio business. Quindi io faccio degli esempi generici, poi ognuno se lo deve adattare in base alla propria situazione. Spiego come passare alla digital economy, sostanzialmente, come prendere attività le più disparate, dal bar al parrucchiere, a chi vende materiale, a chi produce di qualunque cosa, faccio diversi esempi di attività, come spostare questa attività verso la digital economy, perché in realtà quello che sta accadendo è che stanno spingendo verso la digital economy tutti quanti. Sì, la digitalizzazione in La pratica. digitalizzazione, che usa praticamente internet come fulcro della vendita e l'automazione dei processi. Quindi io ho fatto proprio un corso per intero. Ed è gratuito su Impresa Turbo, trovo il link per iscriversi, gli arriva direttamente per email e basta. E lì spiego cosa fare. Ma sostanzialmente quello che devono fare è digitalizzare le proprie imprese e trovare il modo efficace di digitalizzarle. Perché uno dice, beh, io vendo cose e digitalizzo facilmente la vendita online, Certo. anche se non è così semplice come pensano. Perché poi per sfondare in internet tu non puoi fare come fanno certuni il super catalogo online tipo Amazon, perché ovviamente tu non ti posizioni mai davanti a Amazon che Certo. sei l'ultimo arrivato. Devi focalizzare, quindi scegliere 2 o 3 prodotti da vendere e puntare tutto su quello, in modo da indicizzare. Questo è un problema di SEO.
non so se sai cos'è la SEO. Surface Engineer Optimization. Esatto, e quindi tu devi Vuol dire essere comunque. ottimizzazione per chi ci sta ascoltando, l'ottimizzazione della posizione in internet. Quando uno cerca una parola chiave, ti trovano in alto, giusto? E quindi per motivi di SEO bisogna fare una focalizzazione tipo un laser. Però ci sono attività tipo se uno fa l'imbianchino, come fai a fare la digitalizzazione? Infatti volevo arrivare a questo. Esatto. E io spiego come utilizzare la digitalizzazione, cioè ad esempio faccio l'esempio di aprirsi il canale YouTube, quindi non dire che cosa faccio, ho un prodotto, un videocorso, oppure tu avevi l'agenzia immobiliare, ti apri il canale YouTube e cominci a pubblicizzarti Io online, non per ho fatto occupo, deve essere. quello, ho fatto quello che hai detto tu, infatti, Quindi è un'operazione di marketing. Non per forza tu devi lavorare online nel senso che la tua attività funziona online, ma tu potresti fare il grosso online per recuperare i clienti e fare il contratto tutto automatizzato. Dopodiché il lavoro glielo vai a fare fisicamente come facevi prima. Quindi Guarda, Patrizio, mi hai ricordato una cosa. Io feci una puntata. Come i consigli che hai dato tu sono gli stessi che ho dato io, ok? Venni attaccato perché la gente non accettava questo. Invece è proprio così. Cioè, trasformare questa la digitalizzazione. gli ho detto anche a degli avvocati, ai medici. Io dicevo a un medico, questo qua cioè, fa tuttora l'endocrinologo. E diceva: ma io come faccio a digitalizzare? Gli ho detto: ma apri un canale YouTube, ti eserciti un po' prima di Certo. buttare video fuori. Io l'ho fatto per un pezzo. Ti compri il gobbo, il teleprompter si chiama, Il teleprompter, sì, le scritture che se non scorre. ce la fai a improvvisare bene, Certo. altrimenti se ce la fai a improvvisare, improvvisi comunque e parli degli argomenti. Uno che fa l'endocrinologo, ci sono problemi della tiroide, problemi all'ipofisi, problemi della fertilità, problemi di obesità, eccetera, sono tutte facenti parte della branca. Ce ne sono cose da dire. Ogni settimana esce un video e parli di un problema. Come fanno, gli ho detto, nel TG5, nel TG1 che fanno l'approfondimento sanitario una volta a settimana, che parlano dell'influenza stagionale, della cosa. E parli delle tue cose per farti conoscere. Ora il problema dice: sì, ma lo vedi tutta Italia e io giro qua, cioè lavoro qua a Catania. Ho detto: ma te chi ti ha detto che devi lavorare solo su Catania? Ho detto: puoi lavorare su tutta Italia. Dice: ma come faccio? Come fai? Ho detto: ti affitti un ufficio a ore, te ne affitti una a Milano, una a Roma. E tu dici: ogni lunedì e martedì ricevo a Milano, Corso Sempione, ti compri l'ufficio a ore, lo affitti per 2 giorni, ti costa 200 euro al mese, che la gente non sa neanche che esistono gli ufficio a ore, tra No, l'altro. lo so, io a Londra esiste questo E concetto, quindi conosco. a te che cosa ti serve? Ti serve solamente una bilancia. La lasci là nel magazzino, la esci, la metti lì, poi 2 giorni a settimana ricevi lì, poi altri 2 giorni ricevi a Roma, gli altri 2 giorni ricevi a Catania e lavori su tutta Italia. Siccome l'endocrinologo alla fine tu non è che ci vai ogni 3 giorni, ci vai una volta ogni 3 mesi, tipo Sì. che si fa seguire, anche se uno è di Torino, di Verona, viene con la macchina. Quindi e fai tutta Italia. Una volta che ti conoscono in tutta Italia, poi ti vengono, ti fai il tuo. La tua lista clienti e vedi che hai digitalizzato un lavoro che la gente non pensa che sia digitalizzabile. Io no, condivido allora le parole di Patrizio, per quale motivo? Perché allora un segreto consiste nel dare informazioni, cioè io quando lanciai il mio canale davo informazioni gratuite su come funziona il mondo immobiliare, che cos'è un ROI, come si compra una casa. E molti dicevano, ma come mai regali queste informazioni? Perché io guadagnavo di più, cioè la gente mi vedeva esperto, mi contattava. E poi comprava le case da me. Quindi questo è un esempio di digitalizzazione, perché molti pensano che sia impossibile. Anche un ristoratore, magari digitalizzare vuol dire vendere i suoi prodotti online. Oppure pubblicizzare i suoi piatti Due online. piatti Tipo online, Cannavacciuolo, sempre, vabbè, lui non va online, va su televisione, ma volendo lo potresti fare anche su canale YouTube. Fai vedere i piatti, ad esempio, come fai il risotto questo, come fai la pasta allo scoglio, come fai quello, come fai l'altro. La gente vede quei piatti e poi dice: io ho il mio ristorante a Napoli, ad esempio. E allora diventi famoso, anche se, certo, con la televisione diventi molto più famoso, però anche il web ha la sua fama, ti
ti prendi il cliente e poi i clienti dicono: guarda, io il ristorante di Giovanni, quello di internet, dove ci andiamo da lui? E quindi tu sfrutti l'online per diventare famoso, ma poi il tuo mestiere lo continui a fare come lo facevi prima. No, no, ma infatti io intendevo proprio quello che tu hai spiegato in parole semplici, appunto, la digitalizzazione non è che noi siamo a favore o meno, bisogna, come direbbe Bill Gates, non combattere la giungla, adattati alla giungla, cioè se le linee guida sono quelle, trasforma la tua attività, cerca di trovare il modo per continuare a stare sempre in piedi. Inutile che dici quello non lo farò, non lo farò vorrà dire chiudere. Quindi devi sempre adattarti un po' al cambiamento, nel senso buono. Io non dico di accettare quello che dice il governo, ma di adattare il modello sociale, cioè se sta andando in quella direzione, adattarlo. Altri adattamenti che si possono fare quando si usa l'online, soprattutto per chi vende, è l'iperspecializzazione. Ad esempio, c'è una ferramenta, passi sull'online, ma nessuno impedisce che tu vendi solamente cacciaviti e fai un sito specializzato di cacciaviti solamente. Però ovviamente devi avere tutti i cacciaviti possibili e immaginare, con anche quelli là delle marche tipo HP, per i computer HP che hanno le forme strane. E tu fai un sito di solo, cioè specializzi al massimo, sapendo che però poi peschi su un pubblico di 60 milioni di persone con l'online, se ti fermi alla solitaria, altrimenti puoi addirittura vendere su tutta Europa, lo fai multilingue. Quindi la gente che cosa pensa? Pensa: meglio avere il catalogo vasto. No, non è meglio avere il catalogo vasto, meglio avere una cosa e venderla a tantissime persone che non avere un catalogo vasto e non vendi a nessuno perché non sei indicizzato. Quindi è proprio il paradigma dell'approccio al problema che è diverso. Verissimo. Bisogna riuscire a fare questo salto, che non è facile perché non te lo spiegano neanche all'università. Ma ecco perché consigliamo il tuo sito web. Il tuo sito web, cioè il tuo canale YouTube, lì spiegherai queste cose. Io spiegherò queste cose, c'è già il corso, quindi se lo possono scaricare, ci sono tutte queste tecniche spiegate, ed è l'unico che c'è online che spiega queste cose, perché Quindi dopodiché ricordiamo i due canali. Il primo è Investire da zero, l'altro come si chiama? Impresa Turbo. Impresa Turbo, perfetto. È da poco che è aperta Impresa Turbo, in questo momento ci sono 4-5 video, però incomincerò a metterlo E sei tutto costretto a l'intero. farne, io sto parlando del tuo canale, quindi sei costretto a lavorarci sopra. Il problema è il tempo, perché sono da solo a fare tutte queste cose, Lo so, montaggi prendete, video. la gente non si rende conto. Io mi ricordo che dico, ah, fallo YouTuber, ma è il lavoro che c'è. Prima hai detto un termine, hai detto teleprompter, ma per usare il teleprompter è che dovete sapere che è uno specchio particolare che va messo di fronte alla camera, ma devi preparare i testi, devi scaricarli in un software, devi mettere un dispositivo. Si devono anche formattare, altrimenti ti appaiono tutti i Sì, cuoricini, è cose un lavoro che scritte. poi dopo devi esportare, devi montare il video, è un lavoro. Che poi possa piacere o no, è un discorso, ma è un lavoro. Si deve fare, sì, c'è un lavoro. Allora, per ogni mezz'ora di filmato ci sono 3-4 ore di lavoro Non so. effettivo. Quindi, infatti, la gente dice: ma perché non fai più filmati? Sì, una parola, se non avevo niente da fare nella vita, potevo fare il filmato tutti i giorni. Ma se lo vuoi fare professionale, cioè, perché poi devi mettere le grafiche che ti spuntano, se ci sono ad esempio dei grafici, dipende il video di cosa parla, io a volte associo dei grafici, quindi Certo. questo grafico si deve preparare, deve essere chiaro, Caricare, certo. poi io parlo e deve poi essere messo in modo tale che è sincronizzato a quello che dico, Traccia audio che sia di qualità. No, no, l'audio che corrisponde. deve essere pulito. Io qua c'ho. Anzi, oggi non stanno abbaiando i cani, ma c'è vicino di casa c'è degli animali. Una cosa che uno li strangolerebbe. A me piacciono gli animali, però abbaiano anche alle 3 del mattino, non si capisce chi è che abbaiano. E quando registro, io devo spostare tutti i mobili di casa e me fare la registrazione, poi si sente tutto il tempo bow, bow, bow. E allora uno ovviamente con Audacity andare a cancellare tutti questi abbai o tutti questi cose. Cioè, la gente non si rende conto di che lavoro c'è dietro a un No, lo video. so, lo so, lo so. Bene, Patrizio, io intanto invito a chi ci ascolta a visitare il tuo canale, se vi piace molto di iscrivervi anche al canale di Patrizio.
Non ho altre domande, mi ha fatto piacere intervistarti perché mi hai risposto a tante domande, poi magari potrò fare anche degli approfondimenti in futuro, che ne so, intervistarti toccando determinati argomenti, ok? Magari possiamo poi andare su qualcosa di specifico di questo che abbiamo Certo, no, ma lo parlato. sai cos'è? Ormai ci vuole un linguaggio elementare perché la vita è semplice, bisogna spiegare come noi insegniamo ai bambini come funziona la vita. Prendere persone per mano e dire: guarda, ci sono queste strategie, si fa A, B e C. Perché molte persone vogliono mettere al sicuro il proprio denaro, vogliono delle strategie, però è pieno anche di ciarlatani. Quindi noi cerchiamo al nostro piccolo di illuminare una strada da percorrere senza perdere soldi. Il problema è che dobbiamo anche cercare di interpretare che cosa faranno in futuro, perché ogni strategia dipende dalla controparte. E Appunto. siccome la controparte non è che ti dice subito che cosa vuole fare, te lo fa intuire. E quella è la cosa più grave, sono d'accordo con te. Hanno già fatto capire che la patrimoniale ci sarà, è solo questione di tempo. Sì, aprono una cosiddetta finestra di Overton, ti Sì. incominciano a buttare la cosa lì, così matura, nel frattempo ti adatti al pensiero. Io la chiamo finestra di supposta, Non supposta, quindi piano piano, proprio pian piano è come l'Overton. so se possa essere volgare, cioè quello dice se qualcuno te la appoggia non ti lamentare che poi spingono. È Comunque. così. Carissimo, mi ha fatto veramente piacere Ok. intervistarti. Ti mando un forte abbraccio e salutiamo chi c'ha. Ok, Ciao a tutti! un abbraccio.